Parliamo di e-commerce, cresce anche in Italia ed è stato sospinto anche dalla crisi sanitaria. Qual è la vostra posizione in proposito? Noi quando è cominciato il lockdown abbiamo immediatamente chiuso il nostro e-commerce, perché non volevamo fare in un momento di criticità una concorrenza ai nostri clienti, ai punti vendita che sono e rimangono i pilastri della nostra distribuzione. Diciamo che l'e-commerce lo viviamo come un servizio noi, quindi l'e-commerce di Cresi, il nostro diretto, per comprare da noi devi essere un pochino... Devi essere davvero appassionato del marchio perché non abbiamo un e-commerce interno molto fluido. Quindi siamo un po' più lenti a rispondere, nel senso non più lenti, nel senso che non è così immediato l'acquisto. Noi non serviamo per scelta dei siti online, quindi tutti i nostri clienti sono negozi fisici che magari hanno anche il loro sito, però non lavoriamo con nessun venditore che si propone esclusivamente online e anche il nostro sito propone le collezioni come servizio, non andiamo mai in sconto per non appunto andare contro i nostri clienti, salvo ovviamente avere anche noi il nostro angolino occasioni che però riguarda prodotti che magari ci sono rimasti, qualche prodotto che ci è rimasto in casa magazzino da collezioni precedenti, eccetera, eccetera, però tendenzialmente la nostra posizione sull'e-commerce è molto ferrea, non lavoriamo con Amazon. Direttamente anche se ci hanno contattati più volte, qualche nostro cliente so che lo fa, ma cerchiamo di monitorarne i prezzi d'uscita.